Il nostro turismo dipende per gran parte da decisioni che non prendiamo noi, che fanno parte della grande finanza internazionale, che fanno parte della produzione di beni e servizi a livello multinazionale. Certo, poi noi ci dobbiamo mettere del nostro, ma non è che questo è dirimente. Vi faccio un esempio. Gli alberghi a Taormina una volta venivano costruiti in un determinato modo, non diciamo come. Oggi, se io voglio costruire un albergo, lo devo costruire a norma. Cosa significa? Che rispondo a norme non di autonorme, di autonomia, ma mi devo adeguare alle norme che sono state stabilite a livelli transnazionali. L'impianto elettrico di riscaldamento, le vie d'uscita, le vie di fuga, eccetera, eccetera. Bene, questo cambia inevitabilmente il turismo. Oggi il turismo non si può fare come si faceva 100 anni fa, perché ci sono dei vincoli ai quali io mi devo adeguare. Vi faccio un esempio che io ho trovato veramente divertente. Il dottore Mario Bevacqua è il proprietario e gestore di una agenzia di viaggi a Catania. Alcuni di voi sicuramente lo conoscono, viene spesso a Taormina a parlare di turismo. Mi ha detto una cosa interessante una volta, mi ha detto: guarda, devi riflettere sul fatto che fino agli anni 60 in Sicilia nel campo del turismo si facevano le cose, diciamo, alla siciliana, no? Per cui se i trasporti non funzionavano, se le cose erano male organizzate, se non c'era tanta pulizia, specialmente inglesi e tedeschi e anche in parte anche gli americani consideravano tutto questo un dato di folklore. Diciamo, ah, questa è la Sicilia. È esattamente l'espressione che io sento ripetere in Africa quando uno la mattina si alza, la prima cosa che cerca è l'acqua e l'acqua non c'è. E ti dicono verrà fra 7 giorni, fra 5 giorni, non lo sappiamo quando verrà. E allora il commento degli ospiti è sempre lo stesso. Questa è l'Africa. Una specie di tolleranza perché si dà per scontato che le cose. Dopo no, dagli anni 70 in poi noi siciliani abbiamo deciso una cosa in piena, per usare la parola di prima, non libertà, in piena autonomia. Abbiamo deciso di essere europei e abbiamo la pretesa di fare i siciliani ma dentro un contesto europeo, per cui se l'autobus non arriva o arriva in ritardo è soltanto disorganizzazione, non è folklore. Questo per dire come sempre di più, specialmente alla fine del Novecento e in questi primi anni 2000, sempre di più ogni piccola comunità non vive isolata dentro se stessa. Accrogiolarsi nella sua bellezza, nel suo splendore, si guarda allo specchio e dice: che bello il mare, che bello l'Etna, che bello il Teatro Greco, che bello il Corso Umberto. Perché mentre dice queste cose deve adeguarsi a ciò che viene chiesto dagli altri e da un meccanismo che sceglie la migliore offerta. Oggi sappiamo benissimo che un'altissima percentuale di scelte vengono fatte attraverso un meccanismo impressionante che è il più globale che si possa immaginare, che è la rete. Per cui uno in un luogo sperduto della Norvegia si collega, dice: Casa Cuseni a Taormina, che cosa offre? Legge quello che c'è scritto, siccome Franco Spadaro è bravissimo, queste cose le sa perfettamente, gli dice le cose che lui vuole sentire e sceglie di venire a Casa Cuseni. Ma questo, se per un verso è un vantaggio, quando io metto insieme questo miscuglio, questo impasto di cose della identità locale ma anche dell'essere dentro un mondo globale, è un fatto positivo. Ma quando questo non avviene è un fatto negativo, perché significa che io sono in concorrenza in tempo reale, in qualsiasi momento, io sono in concorrenza con il resto del mondo. Con l'abbattimento dei costi, per esempio, dei viaggi aerei,
Cosa intendo dire? Che tu più lontano vai e meno paghi, proporzionalmente intendo dire, capite che questo è un grande problema. Perché? Perché noi viviamo in un'area del mondo dove ci sono circa 700 milioni di abitanti che sono quelli che hanno uno dei redditi più alti del mondo, quindi che hanno la maggiore possibilità di tutti gli altri di fare turismo. Ma il fatto di essere vicini a questo mondo ricco non ci dà un vantaggio, ci ha dato un vantaggio nel passato, non ce lo dà adesso. Quindi capite che quando parliamo di identità, sì, c'è un aspetto, come ho detto fino ad ora, di natura culturale, sociale, storica, poi c'è anche un aspetto concreto che riguarda come funziona oggi l'economia del mondo. L'economia del mondo funziona così. Non esistono autovetture italiane. A me tutta questa discussione sulla Chrysler, sulla Fiat, se deve essere italiana, mi fanno ridere. Cioè i meccanismi economici oggi, ma che significa che la Fiat è italiana? Significa niente. Voglio sapere se la fabbrica della Fiat è in Italia. Questo sì mi interessa, perché dà lavoro. Ma che senso ha quando il progetto, i capitali e probabilmente lo stesso mercato non è assolutamente né nazionale e tantomeno locale? Ho parlato della macchina per fare soltanto un esempio. Oggi ho guardato una casa editrice che si chiama Random House, che fa parte di un gruppo più grande multinazionale che originariamente era tedesco, la Bertelsmann. Ho guardato l'assetto societario. Bene, questa casa editrice ha sedi in tutto il mondo, a parità delle altre. No? Non si può dire che la Random House è americana, non si può dire neanche che è inglese, non si può dire che è tedesca, non si può dire neanche che è italiana. È multinazionale. Quindi comprendete come è come la Coca-Cola. Noi diciamo che la Coca-Cola è americana, per modo di dire, perché abbiamo noi costruito l'identità della Coca-Cola come qualcosa di americano, ma assolutamente non è una cosa americana. Io la Coca-Cola l'ho trovata pure in quel villaggio sperduto, c'era la cassa di Coca-Cola, ho trovato uno col telefonino, però lì non c'era acqua, non c'era corrente elettrica, non c'erano strade, non c'erano gabinetti, non esiste il concetto del gabinetto. Non esiste il gabinetto, proprio non c'è l'idea del gabinetto. Ma c'era il telefonino e c'era la Coca-Cola. Vedete come queste non sono follie, sono proprio questo miscuglio, questo continuo intreccio di cose molto diverse tra di loro. Ultimo passaggio. Se l'identità non è una cosa ma è un processo, potrei dire, usare un'altra parola, potrei dire è un metodo. È un metodo. L'avete presente la memoria? La memoria non va confusa con i ricordi. I ricordi sono dei fatti che sono accaduti nel corso della mia vita, nel passato. Io questi ricordi ogni tanto li utilizzo. Come faccio a utilizzarli? Come faccio a ricordare alcune cose e a dimenticarne delle altre? Come faccio a utilizzare le cose che utilizzo a fini attuali per ciò che sono stati nel passato? Evidentemente no. Adesso ve lo dimostrerò perché. Utilizziamo un metodo. Questo metodo si chiama memoria. La memoria non è una cosa. La memoria è un metodo, un meccanismo, un processo, un movimento, è come le onde. I ricordi invece sono il mare. Bene, questa memoria costituita dalle identità si realizza poi attraverso vari strumenti. Lo strumento fondamentale è quello della narrazione.
io racconto e raccontando costruisco la mia identità, la nostra identità, una grande identità, una piccola identità. Quindi la narrazione è fondamentale perché è il meccanismo con cui noi continuamente aggiorniamo per un verso quello che noi siamo. Tant'è vero che un fatto che è avvenuto 10 anni fa, man mano che noi lo raccontiamo, lo affiniamo, lo perfezioniamo, lo adattiamo al momento nel quale noi stiamo narrando, perché c'è un motivo per cui una cosa la raccontiamo e un'altra no. E c'è sempre dietro una scelta di interesse. Alcune cose vanno raccontate, altre cose non le raccontiamo. E così vedete come modelliamo la nostra identità o raccontiamo gli altri, quindi modelliamo l'identità degli altri, in un modo che noi diciamo è il sistema di costruzione dell'identità. Quindi nella costruzione dell'identità non ci sono solo sostanze, anzi ci sono poche sostanze, c'è molta narrazione. Tant'è vero che l'identità di un popolo è fortemente definita dalla letteratura, dalla fotografia, dal cinema, da un insieme di cose che sono gli strumenti con i quali noi costruiamo la nostra identità. Ve li ricordate quei film degli anni 60, Sedotta e abbandonata, Divorzi all'italiana, sulla Sicilia? Benissimo, se li guardiamo ancora oggi, bene, quelli sono proprio la quintessenza della costruzione dell'identità. Lo sapete chi li ha fatti quei film? Un intellettuale genovese che non conosceva la Sicilia. Lui ha costruito quei film pensando che la Sicilia fosse quella. Ma la Sicilia può essere quella. O meglio, diciamo più esattamente, può essere solo quella. In realtà, narrare queste forme di costruzione dell'identità è qualcosa che ci porta a che cosa? A quella che noi chiamiamo la negoziazione, cioè noi continuamente negoziamo la nostra identità. Cerchiamo di definire noi stessi in un determinato modo, cerchiamo di definire gli altri in un determinato modo, magari per metterli in cattiva luce o invece per esaltarli, tacendo alcune cose e mettendo in luce altre cose. Questi sono meccanismi che conosciamo perfettamente, sono i meccanismi di cui l'antropologia culturale si occupa proprio nella contemporaneità. Questi meccanismi di costruzione dell'identità attraverso piccoli strumenti, compreso quello dello stereotipo, e cioè dire i luoghi comuni, no? Questi film che ho citato sono un insieme di luoghi comuni. Il padre geloso della figlia, il fratello geloso della sorella, il marito che tradisce la moglie, tutto un insieme di cose che ovviamente in un film ci stanno perché il film deve raccontare una storia emblematica, cioè una storia nella quale io comprendo determinate cose. Ma la Sicilia può essere fatta di quello che ha scritto Sciascia nei suoi libri? Sciascia sull'identità siciliana ha detto delle cose strane. Sciascia era uno che ci lavorava su questo. Ma tutti i libri scritti sulla Sicilia sono dei libri strani. Strani, che dicono tutto e il contrario di tutto. Tutto e il contrario di tutto. E andiamo a Taormina. Io chiudo veramente in 3 minuti.